Ma allora, noi siamo molto contenti di inaugurare questa casina, questo punto e servizio per i nostri cittadini per più motivi. Intanto mi preme ringraziare chi ha contribuito a questa inaugurazione, la società, l'Unicoop Firenze, SEI Toscana e l'assessore David Corsi. Ci sono molteplici obiettivi che sono raggiunti con l'apertura di questo punto di raccolta. Uno, perché naturalmente facciamo del bene all'ambiente, mettiamo a disposizione della cittadinanza la possibilità di conferire quegli oli esausti che, come è stato detto da chi mi ha preceduto, sono comunque un elemento inquinante non di poco conto. Questo ci permette di accrescere le nostre percentuali di raccolta differenziata, fare in modo che San Giovanni abbia diciamo così, una percentuale di raccolta più alta rispetto al passato, e sicuramente favoriamo i cittadini per un servizio che oggi già c'è, perché il sabato mattina al mercato e nel centro di raccolta del Ponte alle Forche esistono già questi elementi di raccolta dell'olio esausto, ma questo è un punto continuo aperto 24 ore su 24 per chi ha la tessera, quindi non soggetto a orari o a giornate particolari. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, siamo anche contenti di essere i primi in Valdarno a poter mettere a disposizione questo servizio e spero diventi un punto di riferimento per la cittadinanza. A te no. Io ringrazio anch'io tutte le società che hanno collaborato per poter raggiungere questo risultato. Operativamente le tesserine sono richiedibili già adesso presso l'Unicoop Firenze qui di San Giovanni Valdarno, che ha messo a disposizione la sezione soci con grande senso di collaborazione, e li ringrazio, e a breve anche al punto amico del comune, quindi due punti di distribuzione delle tesserine con le quali è possibile appunto venire qui e consegnare, ritirare il mastellino utile per poi riconsegnare l'olio che abbiamo usato in cucina in casa. Una cosa voglio dire, noi stiamo cercando di attivare tutti quei percorsi abilitativi o comunque che aiutino le persone a rendersi conto quanto sia importante la raccolta differenziata. Una casina come questa si vede 24 ore al giorno e ci permette almeno alle persone di dichiarare chiaramente il nostro intento. Il nostro intento è: facciamo raccolta differenziata, dobbiamo rispettare l'ambiente. Non è solo un costo di impegno, di tempo e denaro, ma è una cosa importante per il rispetto del nostro territorio e della nostra terra. Grazie.